signora? Niente male, eh? E ora possiamo tornare agli affari. Va bene, abbiamo finito di fare la nostra esercitazione, ora siamo espertissimi, mettiamoci al lavoro, qualche consiglio? Andiamo. Beh, sentiamo un po' se che c'è da dire. Shikako ti ha dato dei consigli per questo lavoro. Non sono tua madre, fa quello per cui ti pago. Non è difficile. Diamoci da fare. Ah, siamo già sul posto. Ok. Ascensore, di qua. Ora aspettate, io voglio alzare un pochettino l'audio. L'audio del parlato. Vediamo un pochettino. Dialoghi è già al massimo, però io vedo che nei video poi non si sente effettivamente come lo percepisco io, quindi direi abbassiamo a 70, questo qua lo abbassiamo a 40 magari, ecco, lasciamo i dialoghi a 100 magari, così va un attimo meglio. Allora sì, abbiamo un'arma noi, solamente questa pistoletta. Vediamo un pochettino cos'è sta roba. Niente, vai, che devo fare? L'obiettivo è Sandra Dorset. Un paio d'ore fa il suo pio monitor ha smesso di dare segni. Sospetto rapimento. Potrebbe essere già morta. Non so se siete in tempo. Noi siamo arrivati in tempo, Bug. Tu non sei qui, ma anche tu fai parte di questa squadra. Squadra? Fantastico. Che entusiasmo. Jake ha ragione, datevi una calmata, Ops, scusa, no, volevo confermare, vabbè. Sono stanco, ormai sono tante ore che sto giocando, editando, caricando i video, ho fatto le anteprime, messo i titoli, sono davvero molto stanco, però volevo ancora sfornare un altro video, giusto per portarci avanti col gioco. Speriamo non sia troppo tardi, odio le questioni di vita o di morte. Svelti. Questa non c'ha parti elettroniche in viso. Riesci a forzarla, V? Io so potente, fammi vedere. Qual è la porta? Questa? Come faccio? Allora, per avviare Lucky, no, io vorrei forzarla. Come faccio a forzarla? Giusto per con i pugni? Mi piacerebbe forzarla, ma onestamente non so come si fa a forzare. Tecnicamente siamo un pochettino forti. Gli abbiamo dato quanto? 7 punti di forza, se non ricordo male. Però, buono. Vabbè, dai, proviamo ad hackerare. Proviamo così. Ok. Basso profilo. Vai tranquillo, sparo solo colpi a caso, io non ti preoccupare. Aspetta. Vediamo un pochettino F. Siamo arrivati tardi. Cosa c'è? È la nostra donna, V. Sì, aspetta un attimo, cosa c'è qua dentro? Non ho capito. Io non ho ancora capito se abbiamo un inventario, se ce l'abbiamo, come si fa a vedere. Dovrei un attimino guardare magari l'associazione dei tasti. Posa cenere, no. Aspetta, dammi un secondo, santo Dio. Diamo un pochettino. Buono, spaghetti, ho fame io, spaghetti. Boh, pizza, buono. Vediamo un po' la texture della pizza, però fa un po' cagare, Questo che cos'è? Rimbalzo MK1. R USA, vediamo. Ok, non ho capito se è un qualcosa di permanente oppure un qualcosa che avrei dovuto utilizzare all'occasione. Vediamo qua, niente. Qua cos'è? Patatine fritte. Che fame. Sì, arrivo, rompi cazzo. Ma neanche una femmina mestruata così rompi coglioni. Aspetta un attimo, no? Mazza che macello. E che è successo qua? Santa miseria, è uscito un visitor di qua. No, non erano i visitor. Oh, hai rotto il cazzo. Ho capito, sto dando l'occhio. Posso dare l'occhiata? Stavo guardando questa tutta smaciullata, aperta. Mamma, un alien se l'è uscita da lì. Che roba. Sta sul pezzo. Guarda se è lei. E sto guardando. Che cazzo. Esamina il corpo, vai. Sandra Dorset, protetta da immunità corporativa Echelon 2. La nostra è altolocata. Questa è riproduzione Z-Tech da mercato nero. Impianti da 4 soldi. Cerchiamola. Vediamo se c'è qualcosa di interessante qua da raccogliere. Forse no, non credo. Cioè, abbiamo musica tech. Questa che cos'è? Emergenza on demand. Che ci dovrei fare? Leggi, vediamo un pochettino. Dio, c'è tantissimo da leggere, non c'ho voglia.
Non c'ho voglia, lascia stare. Vediamo, posso prenderlo? No, qua non sappiamo niente. Qua c'è un po' di prodotti come creatina, proteine varie. Andiamo a vedere qua. Qua c'è una festa, imbuchiamoci. Sì, ho capito. Toglimi la pistola dalla faccia, pistola. Uccidilo in silenzio, V. In silenzio, devo uccidere. Io gli avrei già avuto. Mantieni la calma, o ci vedranno. Sì, vai tranquillo, vai tranquillo. A posto. Non avrei saputo farlo meglio. Ma come metto io le persone nei cassonetti, non ne mette nessuno, Questo che cos'è? Non lo so, usa. Ho paura di usarlo, onestamente. Mi sto facendo un sacco di cose, non so che cazzo siano. Io faccio tutto, vabbè. Occhio, ne arrivano altri. Sono quasi su di voi. Facciamogli il culo. Ah, posso sparare? Io vorrei Poi c'è la sparare. corporativa di merda. Quella la vendiamo tutta intera. Poi il V, arrivano. Con quei jeep Ma di prima aspetta il qualità momento ci facciamo giusto. un po' di Fallo soldi. secco. Chi devo far secco? Allora, vediamo di utilizzare un po' le tattiche che abbiamo imparato lì. Tagghiamo? Mi sto taggando? Boh, non lo so. Credo di sì. Ratto, mastino, un altro ratto laggiù. Violazione protocollo. Violazione di protocollo. Distrae nemici. No, non posso spaccare il culo, fargli esplodere. Violazione di protocollo riavvia ottiche, cortocircuito. No, mi dispiacerebbe cortocircuito. Che dite? Proviamo. Vai. Vediamo. Dove sei, stronzo? Ha perso un po' di salute, però è ancora vivo sto infame. Ma posso sparare? Scusami, posso ucciderlo? Adesso. Occhio. Uno è andato. Togliti! Dai, sono linee di fuoco, bastardo. Questo non muore? Perché? Perché non mi muore questo, scusate? Che colpo. Mi sto trascinando. Violazione del protocollo, riavvio. C'ho cortocircuito, vai. No, ho sbagliato a cliccare. Aspettate, dov'è? Veloce. Veloce, F. In teoria dovrebbe essere cortocircuitato. Vabbè. Là ce n'è un altro. Questo. Ho finito le muni? No, ok. Ho le strette qui, Bug. Vedi qualcosa dalle telecamere? Niente? La sua stanza dà sulla balconata. C'è una linea spazio Oh, segreta. cos'è? Ma va, dai, andiamo giù. Andiamo giù di mazzate. Nice. Non vedo movimenti sui sensori. Mi sa che l'avete seccato. Via libera. Merda, dove cazzo è l'obiettivo? Io lo voglio questo, Guardate posso lì in pre. cielo, deve essere lì. Oh, sì! Finalmente c'è un pistolone potente. Allora, vediamo questo qua. Ma ci daranno qua. Prendi, usa, trasporta corpo. Vediamo un pochettino. F. Ci siamo presi qualcosa. Poi un giorno capirò cos'è che prendiamo. Oh, sì, sto pistolone mi sento potente. F. Abbiamo preso una maglietta. Buono. Mi mancava una maglietta d'altronde. Vediamo, qua ci sono un po' di cosucce. Raccogliamo tutto. Sono soldi quelli? Qui valgono i soldi? Questo qua è il giorno in cui cadde dalla torre. Non lo so che cosa sia, sarà un'altra roba da leggere, presumo. Sì. E qua un'altra cassa. Bene, vediamo un pochettino cosa mi dà un cappello. Vabbè. Poi vediamo se c'è ancora qualcos'altro. Magari se attivo questa visuale. Qui c'è un'altra cassa, vediamo un pochettino cos'è. Soldi, buono. 253, mi sembra tanti, mi sembrano tantini. Vediamo questo qua, cos'è che possiamo fare? Carne fresca. Noi non dimentichiamo, sei un uomo morto, ce l'abbiamo grosso, ti facciamo il culo e bla bla bla. Allora, vediamo un po' qua fuori cos'è che c'è qua, nient'altro da raccogliere, da raccattare, no?
Ma sto ancora strisciando io, no? Ok. Allora, dov'è il mio compagno, quello grosso? Vediamo un pochettino qui. No, abbiamo preso tutto. Compagno, bravo, sei qua? Che devo fare? Apriamo questa? Mi devo cambiare i tastini, che così non mi trovo. Porca puttana. Chi è? Pensavi, io ho uno stomaco d'acciaio. E queste macellerie non fanno per me. Perché ho perso l'arma? Che cazzo fanno alla gente? Bastardi psicopatici. Ma dai, ma perché? L'ultimo lavoro del genere lo giuro su mia madre. Ma porca troia. E vabbè, non mi lascia tenere l'arma, peccato. Sì, io non vedo che sia niente di così terribile. Che sta in un bagno? Che stavano facendo questi? Controllo. Vediamo un pochettino. Almeno stava con una donna, credo meno male. Lei. L'obiettivo. Oh sì. Ci siamo. Evviva. Addirittura. Sto per scoprirlo. Vi collegati al suo biomonitor, devo capire come va. Si sta muovendo, se sinceri, eh. La vedo grigia. C'è un altro corpo nella vasca, controlliamolo mi subito. Collego. Sandra Dorset, NC570442. Magari... Trauma Team Platino. Platino? Cazzo, i trauma dovrebbero arrivare appena starnutisce. Avranno disturbato il segnale. Biomonitor hackerato, firmware riconfigurato o un neurovirus. Caraco, ti paga. Dovresti vedere sto posto. Ci sono vasche, ghiaccio, uncini e mannaie. Hack da mangiascope? Ho capito. Controlla la neuroporta. C'è uno shard. Tiralo fuori. È quello che silenzia il biomonitor. Allora, è sicuro? Chiediamo prima se è sicuro, giusto per... È sicuro? Non possiamo portarla via e basta. Ora che l'abbiamo trovata non possiamo prenderla. Ci serve il biomonitor. Dobbiamo vedere se ha emorragie o altro. Trova lo shard e tiralo fuori. Ma cos'è sto shard? Ho trovato lo shard. Lo tiro fuori. Era lì. Controlla il biomonitor. È cambiato qualcosa? Salve Sandra. Se sei cosciente, assumi la posizione di recupero. Un'unità d'evacuazione d'emergenza è stata inviata alla tua posizione e arriverà tra 180 secondi. Minchia, veloce. Secondo il biomonitor, fra 3 minuti arrivano i trauma. La tua polizza premium coprirà il 90% dei costi previsti per il recupero e le cure. Pobresita. Tiriamola fuori dal ghiaccio. Infatti, poretta. Sta a tremà. Merda! La perdiamo! Vi, dimmi che succede! Jackie, ipodermica! Cazzo, si mette male! Al volo, Vi! Credo... Cazzo, ha funzionato! Fuera! Portala fuori! Ah, ok, ecco perché non potevamo tenere il pisellone enorme che abbiamo trovato. Portala fuori, sulla balconata! Va bene, aspetta che arrivo. Al sole, non è che arriva qualcuno, no? Dove? Dove la getto, scusi? Mi dice qua. Qua? Atterraggio, allontanarsi. Inizio protocollo di sicurezza. Seguire le istruzioni. Che devo fare? Devo entrare... Lascia a terra la paziente! Sì, la lascio, tranquillo. Ok. 5 passi indietro. Adesso. Ah, va stronzi. Tacci vostri. DT-133 a comando. Paziente NC-570-442 in sicurezza. Stimolanti somministrati 70 mg di dopamina, 110 di noradrenalina, 800 di fibrina. Vabbè, dai. Estremamente efficienti questi. Una roba impressionante. Vediamo se... Andiamocene. No, fammi riprendere il pisellone. Il mio pisellone, guardalo lì. Sì. Nice. Allora, andiamo un po'. Mi disconnetto. Ci vediamo prossimamente. Senti, Manu, ti chiedo un favore. Ti va di prestarmi la macchina? Ma perché c'ho la macchina io? Con misti, ma
Non posso prendere la metro. Che figura ci faccio? Non posso abbandonare un amico. Ma non farci l'abitudine. Mi salvi il culo, V, grazie. Che ne dici se ti porto a casa, eh? È tutta tua. Con la mia macchina. Io sono distrutto. Ah, quasi dimenticavo. Facciamo un'olochiamata a Wakako. Per dirle che abbiamo finito. Come si fa? Chiama Wakako. Fa tutto da solo? Ok, ok, buono. Ah no, devo farlo io. Usa il telefono T. Ci metti molto? Aspetta, aspetta, che sono un po' limitato. Sai come vai? F. V, com'è andata? La nostra cliente è sana e salva? Ha voglia. se la caverà, vai. Certo che è sana e salva. Gli accordi erano questi, no? Splendido, la paga vi aspetta. Potete passare a prenderla quando volete, anche subito. Arrivo. Ma immagino che adesso vogliate solo tornare a casa. La polizia ha circondato Watson. Il distretto è chiuso. Se volete entrare, vi conviene fare alla svelta. Grazie dell'avvertimento. Ci vediamo più tardi. Gira voce che l'NCPD voglia mettere Watson in isolamento. Se stanotte voglio dormire nel mio letto, dobbiamo sbrigarci. Lascia fare a me, mano. Guido io. Fatemi un po' vedere che macchina abbiamo. Qua c'è un qualcosa. Che cos'è sta roba? Non riesco a prenderla. No, non me la fa prendere. Peccato, non so cosa sia, vabbè. Questa è la nostra macchina, la mia? Sì. Vabbè, dai, non è terribile. Ci sta. Mazza che effetti di luce bellissimi. Andiamo un pochettino. Vai. I terni fanno un po' cagare, però vabbè, dai. Ho aggiunto qualche gadget qua là ogni tanto. Oh, ci facciamo una passeggiatina in città. Piove? No. Ok, c'è anche un meteo, insomma. Una città come un'altra, solo più grande. No, mano, non è come le altre città. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Le leggende nascono qui. Ah, sono affamato. Prendiamoci qualcosa, che dici? Jackie, stanno isolando Watson, ricordi? Ah, cazzo, hai ragione. Sbaglio? Ah, lo sapevo, cazzo. Abbiamo un furgone attaccato al culo. Cinghiato. Non mi piace, B. Neanche un po'. Guai in vista. Impugna l'arma con Alt, rifodera l'arma e torna a sederti premendo due volte Alt. Da passeggero estrae l'arma, ti permette di sporgerti dal finestrino e di usare l'intero arsenale delle armi a distanza equipaggiate. Ok. Alt. Figli di puttana! Non posso usare il mio pistellone. Pistellone non posso. Occhio, occhio. Aspetta. Non riesco, vai dritto. Qua uno l'ho preso. No, sì. Tieniti forte, me. Occhio, dove cazzo va? Attenzione, rientriamo dentro. Scusa. Cingata madre. Headshot. Non è morto. Cingato. Sì, l'ho ucciso. Andiamoci a prendere la sua macchina, non possiamo? Ah, che peccato. Ah, ho graffiato un po' la tua bambina. Scusami. Vabbè, pazienza. Ma niente, non importa. Cerchiamo solo di arrivare a casa. Sì, comunque figlioli, confermo che il frame rate è stabilissimo. Rimane sempre dai 54, 55 ai 60. Quindi molto bene. Cazzo, fanno sul serio. Ah, però quello lo vorrei anch'io, eh. Mi piace un sacco quell'affare lì. Watson è in isolamento fino a nuovo ordine. È una misura di sicurezza. Agente, signorina, che fortuna averla incontrata. Ah, sì? E cosa avrei di così speciale? Un cuore d'oro.
perché solo qualcuno con un cuore d'oro può capire quanto è importante che io torni dalla mia ragazza. Beh, questa me la devo segnare. Ragazza? Si preoccuperà a morte se non torno. Vede, sto cercando di rigare dritto. La mia ragazza mi sta dando una possibilità. Peccato. Ma lo guardi, non sarà un cittadino modello, ma è un bravo ragazzo. Falli passare, ma sono gli ultimi. Ok, muovetevi. Le auguro una buona serata, gente, signorina. È un maestro questo, dobbiamo imparare da lui. Allora, se essere gentile, le sei piaciuto? Sì. L'ho presa una cotta per te. Dici? La fedeltà alla mia ragazza le ha sciolto il cuore. Certo. Sono fedele, ho relazioni stabili. Ci crediamo tutti. Senza pretese, lo sai. Ah, ecco. Oh, io non vedo l'ora di poter girare liberamente in sta città, guarda, che figata. Non so quante ore bisogna giocare prima di essere liberi. Questi che fanno? Fuori dall'auto! Adesso! Avanti! Non abbiamo tutto il giorno! Cazzo! Guardami! Sta scoppiando un casino! Merda, sono qui! Guardate, cazzo! Sembra una retata come le altre. Perché quelli non sono sbirri normali. Sono Max Tuck. I predatori alfa dell'NCPD. La Max Tuck arriva quando le cose sono fuori controllo. Quei poveracci sono solo uno spuntino di metà mattina. Cioè, ma hanno un tempismo pazzesco sti poliziotti, sti soccorritori. Bastardi, se la sono cercata. Una roba assurda. Ce l'abbiamo fatta, siamo quasi da te. E tu? Non ce la fai a tornare a Haywood adesso? Tranquillo, V, mi faranno passare. Sei sicuro? Oh sì, farò di nuovo il gentiluomo. No vabbè. Pubblicità per i cani così non l'avevo mai immaginata. Oh mio Dio. Sogni d'oro. Ok, ti lascio la mia macchinina. Che la saluto. Mi raccomando, scopa anche per me, che mi sa che io stasera non faccio niente. Ciao macchinina. Allora, la nostra reputazione sta salendo, meno male. Queste, mamma mia, fanno quasi paura. Vediamo, noi abbiamo casa qua, vediamo, possiamo sprintare finalmente. Ascensorino, no, cos'è che dice? Chiamata ascensore disattivata. I mortacci vostri, non funziona. E quindi? No, devo ancora andare qua. Ah, così, ok. Non saranno mica peli, no, sti affari qua. Vai, saliamo. Buonasera, Night City. Il primo ospite di questa puntata è presente della chiesa. Dimenticavo, un runner che conosco ha qualcosa che ti farebbe comodo. Ti mando il contatto. Ma lo devo fare adesso questo? No, io pensavo di andare nella mia... Oh, la mappa! Ho schiacciato così, senza pensarci, e ci è uscita fuori la mappa. Beh, mi sembra bella corposa come città. Non è grandissima, se solamente questa rossa qua. Non è grandissima... Però sembra bella intrigata. Invece qua giù cosa ci sarà? Dite che si può andare. Sì, tecnicamente sì. Sembra accessibile anche sta zona. Però come vedete ci sono dei limiti. Probabilmente forse non siamo liberi di passare. Va bene, allora noi ci troviamo dove? Dobbiamo andare qua. Il salvataggio, pericolo moderato. Queste me le posso scegliere. Ah, guardate, ce ne sono tante altre. Però io adesso vorrei andare a dormire. Ah, guardate l'inventario. Non so neanche... Esc e accedo all'inventario. Vediamo quante cose c'è ciò. Oh, finalmente mi posso vedere. Guardate i vestiti. Qua posso cambiarmeli. No, però la maglietta che avevamo trovato forse possiamo cambiarla. Questa... Oh, sì.
Va che roba, figo, mi piace. In questo caso si illuminano di notte queste strisce qua. Come posso girare così? Cioè, siamo un po' sminchietti, un po' magrolini siamo, però vabbè, dai. E purtroppo non abbiamo neanche il pisello bionico, quindi un po' di delusione. E bene, bene, poi abbiamo anche il cappello, ma quel cappello mi fa abbastanza cagare, vediamo. No, vabbè, dai, ci può... Sì, no, mi fa abbastanza cagare. No, togli sta roba qui. Rimuovi tastino centrale, eh? Ok. Allora, guarda quante belle cosucce. Ci abbiamo il diario dove poter leggere ciò che abbiamo fatto, visto, non lo so. Poi ci abbiamo il nostro personaggio. Riflessi fisico, capacità tecnica, freddezza e intelligenza. Qua ci abbiamo i vari upgrade che possiamo apportare. Un altro diario... Ah no, si spostano i menu, che cagata. E inventario, avevo preso un bel po' di cosucce, ma onestamente non so neanche che cosa fossero. Fatto sta che il fucilone non ce l'abbiamo, eh. Ce l'hanno tolto, sti bastardi. Abbiamo un peso limite di 200, adesso siamo a 9, quindi siamo estremamente leggeri. 714, livello 2, reputazione 2, quindi ci abbiamo un po' di cosucce. Creazione, vediamo, ma dai, ci possiamo craftare le armi? Oh, che figata, possiamo forse modificarle. Componenti oggetti comuni e componenti oggetti non comuni, che fantasia. Tutti gli oggetti, armi a distanza, corpo a corpo, abiti, ci possiamo fare pure gli abiti, siamo dei sarti quindi, però non ci abbiamo proprio niente. Qua ci possiamo fare dei consumabili, non so che cosa siano, questi, granate. Accessori e mod... È ancora un pochettino presto, eh. Bello, bello, mi piace, guarda quanta roba. Personaggio dove eravamo prima, sì. Diario, ok, abbiamo visto un po' tutto. Manda avanti il tempo. Ah, interessante, adesso sono le 22. Però volevo vedere se potevamo entrare nel nostro appartamento. Qui? Qua? Ventaglio, ci siamo presi un ventaglio. Che ce ne faremo poi? Non lo so. Qua possiamo mangiare, magari ora non mi interessa. Qua abbiamo un po' di gente. Salve. Cancello ancora bloccato. È la terza volta. Signorina, ci penso io. Si scansi. Ho pagato per sistemarlo. Sì, ci penso io, signorina, che sono potente. Ma l'amministratore mi sente. Ah, oh, sì. Hai. Più tardi, ok. E questa come cazzo è vestita? No, signora, purtroppo non ci riesco ad aprirlo. Mi spia. Ah, me se n'è già andata via. Vabbè. È un po' abbacchiata e fuma. Salve signorina, ma... Oh, che bel vestito. Posso interagire con lei? No, non possiamo interagire con lei. Vabbè. No, togli l'arma. Ok. Vediamo se la... Ma la posso hackerare e convincere a venire in camera con me, giusto per... No, non possiamo hackerarcela, quindi non ci possiamo fare proprio niente. E vabbè, buonasera signorina. Ci vediamo poi un'altra volta, evidentemente. Allora, la nostra stanzetta dove cacchio è? Scusatemi, andiamo indietro, di là, questa? Questo un attimino ubriaco, vabbè, capita, no? A chi non capita di essere ubriaco la sera, giustamente, se era la mattina sarebbe stato un pochetto più grave. Oh, questa è casa mia? Bene. Bella, sì, mi piace, mi gusta. Allora, facciamo un tour della stanza. Qua abbiamo il salottino per accogliere le nostre donne. Cos'è sta roba qua? Un peluche con gli occhi che si illuminano. Poi ci possiamo... No, non c'ho voglia di sedermi. Abbiamo un giornalino porno. Poi vediamo un pochettino. Qui abbiamo l'angolo per guardare i film porno. Poi vediamo un pochettino. Qua abbiamo la doccia. Siamo persone estremamente igieniche e pulite. Vai, facciamoci la doccia, dai. Tutto un vestito così. Aspetta, no, ma son vestito. Ma porcaccia. Vabbè. C'è ancora un qualcosa da rifinire in sto gioco. Qua cosa c'è nella doccia? Documenti? Ah, questo è il cesso. Ok, giustamente, quando dobbiamo fare le nostre cose ci leggiamo ste cacate qua. Poi, vediamo un pochettino cos'è che ci aspetta. Un letto così e basta? Vabbè, dai. Piccolina ma carina. Manca un po' di... Qua cosa c'è?
Ah, qua la parte bella, eh. Qua è la parte bella. Io già la katana la vorrei. La vorrei, la vorrei. Vediamo un pochettino. Apri nascondiglio. Ok, questo cos'è? Quindi sono le cose che c'ho già. Me la posso mettere questa? Oddio, cosa ho fatto? Vediamo. Allora, inventario, però non mi ha dato nulla, non credo. Sì, c'ho una katana, attenzione. Posso equip... Cosa devo fare? Devo equipaggiarla? Sì, forse. C'è anche una mod per la katana? Oh, sarebbe fantastico. Vediamo. Come faccio? Qui non posso sfoderare. Ah, sì. Dammi l'arma, come faccio a tirarla fuori? No, forse nella mia camera, guardate, me la tira fuori, poi me la subito dentro. Forse nella camera non la posso usare? Va a sapere, però ce l'abbiamo, dai, sono contentino, non sarà un granché di arma, però non è male. E poi non lo so se poi le perdiamo o meno. Però qui poi sembrerebbero vuote, onestamente, invece ci clicchi sopra. Non è vero, ci clicchi sopra e c'era solamente la katana. Questo giubbino non è affatto male. 154 dollari, cioè, euro dollari. Cos'è euro dollari? Non si sa. Vabbè, maglietta Wolf School, bellino. Questa è una granata. Scarpe, pantaloni un po' strani. Allora, il magazzino, però, non ho idea di quanto possa essere grande, quante cose possiamo metterci dentro. Peccato che non abbiamo potuto portare il nostro pistolone. Non sarebbe stato affatto male. Guarda, c'è anche il posto giusto per metterlo lì, mannaccia. Va che roba, qua ce n'è altro, mamma mia. Va bene, io direi, boh, andiamoci a dormire, va, cari figlioli, è tardi, andrei a dormire pure io, già che ci sono. Cos'è? No, non mi interessa. Direi, andiamoci a dormire. Buonanotte. Tutto vestito. Vabbè, faccio la doccia vestito, vado a dormire vestito, vabbè. Faremo pure l'amore vestiti.